eccitante per me il futuro. Non mi fa paura. Attenzione, attenzione, il circo Rolly Roller domani propone un nuovo fantastico spettacolo. Chissà se noi esseri umani siamo fatti veramente per abitare in una casa di mattoni. Oppure se la nostra natura è un'altra. Qui è dove abito io. Qui dietro ci sono le roulotte della mia famiglia. Oggi siamo capitati a Roma. Questa è la storia di una famiglia che abita a case viaggianti e lavora sotto un'enorme tenda. I Vassallo, una delle dinastie circensi più antiche d'Italia. Ciao, io sono Megan, ora sono dentro il tendone del circo. Voi lo chiamate tendone, però invece si chiama chapiteau. Questo chapiteau può contenere 1600 persone. Anche un po' di più se si stringono. Poi qui dentro c'è la pista del circo, dove si esibiscono tutti con diversi numeri. E poi da quest'anno ci sono anch'io. Capito? Non so se riuscite a starmi appresso! Lei è buona. La elefantessa più buona che esista al mondo. Questo è l'ippopotamo Pippo. E Pippo perché non abbiamo mai visto un ippopotamo che non si chiama Pippo. Vero Pippo? Loro sono i cucciolotti, i cammellini. Vero che siete cucciolotti della famiglia? Cercano sempre di fare testa a testa con me, ma tanto loro sono dei testoni, io no. Questa è la roulotte di mia nonna. E questa è mia nonna. Lui è mio nonno, si chiama Edoardo ed è il più anziano della famiglia. Questa è la scena in cui il nonno lancia i polli alle tigri. Oppla! Circo senza animali non è circo. E gli animali che abbiamo nascono in famiglia perché non dovrebbero fare parte della famiglia. Siamo sette fratelli. Mio padre circense, mia mamma circense, mio nonno circense, mio bisnonno circense, che anche mia moglie del circo, le mogli dei miei fratelli del circo, i mariti delle mie sorelle del circo. Quindi più circo di così nel sangue non si può avere. La prima volta in pista è stato a 6 anni con mio padre che faceva clown. Poi a 8 anni invece ho cominciato a lavorare come acrobata. A me piaceva molto la pista. Per un appassionato, e lo sono tuttora, io quando vedo lavorare mio nipote sul trapezio mi verrebbe la voglia di andare sopra. Il nonno è proprio il mio mentore, lo stimo tanto. È un uomo di 70 e passa anni e ancora mi batte a braccio di ferro, ha una forza... 18 anni contro 76 anni. È il colmo, eh? Cioè, io alla sua età vorrei essere come lui. Veramente, vorrei essere almeno la metà di lui, se non come lui. Almeno la metà vorrei essere. La prima volta ho avuto un po' di paura, sinceramente. Però siccome c'era una ragazza che mi piaceva sotto, facevo l'uomo, sai? Un duro, facevo finta di niente, così. Avevo 10 anni, avevo. Il momento più adrenalinico del trapezio è quando tu stai, che tieni il trapezio, e vedi il tuo braccio che impugna il trapezio, quindi ce l'hai qua, e vedi l'altra, mio zio dall'altra parte che si sta preparando per prendermi. E il momento che io da così metto l'altra mano e parto è una cosa bellissima, è un wow. E poi quando riesci che proprio senti questo ciak, quando arrivi lì e senti la gente grida, è una cosa proprio, una soddisfazione che nessun'altra cosa te la dà. Io ho 18 anni, per me il futuro è eccitante, non so cosa mi riserva, un mistero. È eccitante per me il futuro, non mi fa paura. I bambini frequentano la scuola in base a dove siamo col circo. I bambini fuori dal circo li vedono, tra virgolette, di passaggio. Non hanno neanche la tristezza, cioè nel cuore, di dire
Ah, ma qua stavo bene, peccato. Diciamo che i loro affetti, il loro ambiente rimane sempre comunque nel circo. Noi non abbiamo paura del futuro, perché alla fine, essendo circensi, abbiamo tutta la famiglia con noi. Se una tournée va bene o una tournée va male, comunque alla fine, se ci deve essere un crollo lavorativo, anche in Italia, in una città, in una regione, prenditi sposti. Siamo abituati all'incertezza. Come sta il tubo? Tutto bene, manca poco, dai. Se vorranno studiare, continuare gli studi, sarà una scelta loro nella vita. Siamo tutti nati nel circo e chi nasce nel circo è difficile che esce fuori dai cancelli. Vieni a tavola, ti sei lavate le mani? Raga, hai deciso quello che vuoi fare da grande? Sì, la contorsionista e la trapezista. E tu, Eddie? No, io voglio fare i leoni. È pericoloso i leoni, non li voglio far fare ai bambini. Eccola qua la signorina, la signorina del nonno, vieni qua, una donna che bella che sei. Questo lo sta addestrando mio figlio. Oh, così, brava! Ancora, via, dai, allè, oh, brava! Tu sei sempre nervosa, eh? Vero? Bravo, bravissimo. Papà, il fatto segreto ce l'hai tu in gabbia di leoni, va bene? Facciamo la domatrice più giovane d'Italia, Megan. Vieni. I bambini del circo hanno un'infanzia magica, lo vedo con i miei figli. Quando vanno a scuola e raccontano che loro padre va dentro un recinto con i leoni o vanno in groppa all'elefante. Vedo gli altri bambini incantati e gli vedo anche un pizzico di invidia. Chi ha la fortuna, come la mia famiglia, di avere un circo proprio, il mestiere ce l'hai. Io sono dentro il recinto dei leoni, io e i miei figli lì a 2 metri che sono vicino a me e mi guardano, sognando un giorno di fare quello che faccio io. Sta per nascere un bambino. Non capisco sta cosa. Io sono l'unica femmina. Sin da bambina ero circondata da maschi. E mi piace. È nato! Fantastico. È il mio fratellino. Non mi pare vero. Spesso pensiamo che la libertà sia poter scegliere, poter inventare un destino. E se invece avessero ragione loro? Se la libertà fosse appartenere ad una storia? Se la patria che si eredita non fosse una terra, ma un numero, un gesto, una sarabanda di luci?